Deo, io ti interrompo solamente perché stavamo cercando degli ok, da parte sua, però probabilmente sì, ci aveva mutato, ma adesso ti posso dire con certezza assoluta e totale che ci sta sentendo. Quindi vogliamo dargli il benvenuto, che comunque... Eccolo. Ciao a tutti. Sappi Ciao che ci ho Croc. messo un'ora intera a scegliere il tuo sottopancia. Ho pensato di metterci OTP Podcast, One Trick Podcast. Alla fine abbiamo deciso per VCS Specialist. Spero che Perché non sia metti tutto vischio e lo fai uscire tutto. fuori dal riquadro per comicità? Eh sì, potevo farlo. Per fortuna non lo Sarebbe faccio piaciuto. io. Molto Tutto. carino, grazie mille. Meno male. Posto. E anche questa settimana abbiamo evitato una figura di merda con i sottopancia. Non male. Mi Tipo stai a Evan. vedere Ma Clock senza nessuna bibita sotto. Clock, mi deludi. in realtà anche io sono venuto senza pancia, non me l'avete detto, quindi non me l'aspettavo. Mi ha costato? No, ho detto senza pancia. Perché c'è. Senza Io ho pancia, detto, sono dalla deluso che pancia non in c'ha giù c'è nessuna niente. bevanda sotto. Ah, sei deluso che non ha nessuna bevanda sotto? Sì. Mi astengo. Ok, posso. Comunque, di che cosa stavamo parlando, Deo? Che ti sei Stavo spento. parlando in particolare per quanto riguarda l'MSI prima di tantissime cose, ma a questo punto ovviamente abbiamo qui con noi il nostro carissimo Clockwork. E tra l'altro ci siamo visti abbastanza recentemente in un altro streaming a parlare di community. E a questo proposito Attenzione. vengo a chiedere a te, ovviamente, come sta la community vietnamita, perché comunque dal qualche tempo fa, da circa forse 4 del 2018 credo che sia successo, diciamo, il primo team vietnamita che ha un po' conquistato l'attenzione. C'era Levi, se non ricordo male, fu il giocatore che più di tutti disse: "Oh, ma allora sono forti quelli, oh, ma guarda un po' che sono bravi". Insomma, si sono costruiti anche una community da questo punto di vista internazionale, di cui tu appunto fai parte, che ha comunque anche molto seguito e che credo anche si sia un po' affezionato ancora di più proprio negli ultimi 2 anni, perché non li abbiamo più visti. Esatto, l'ultimo evento a cui hanno partecipato sono stati Worlds del 2019, se non sbaglio, Esatto, sì. e con i GAM e i Low Key, però da lì in poi più niente. E in effetti diciamo che fino a 3 giorni fa i fan vietnamiti non sapevano bene cosa aspettarsi, nel senso che c'erano dubbi, come avrebbero performato i Buffalo, che non sono neanche il team vincitore della regione, quindi diciamo Esatto, che eravamo tutti molto molto coi piedi di piombo perché ci aspettavamo di essere affondati subito. e invece in Sta andando questo bene però. momento comunque state 2-1, state 2-1. Poi specifichiamo questo discorso: non sono il primo seed perché il primo seed, che erano i GAM, hanno preferito andare a fare un'altra competizione, perché, cioè, o meglio, i giocatori dei GAM in realtà rappresentano la nazionale vietnamita di esports che si è qualificata per i giochi del sud-est asiatico, e che giocheranno dal 20 al 23 maggio, se non ricordo. Quindi ha dovuto rinunciare e hanno mandato i secondi. Ma i secondi sembra che siano sicuramente meglio degli Istanbul, no, degli Istanbul, scusate, dei temi, dei messicani e anche dei giapponesi. Tra l'altro molto divertente, cioè in realtà abbastanza ironico, che all'inizio dell'anno i GAM avevano fatto un post del tipo: ok, questo è il nostro team, facciamo questo rebranding, eccetera, il nostro obiettivo è vincere tutto, ok, non importa quali eventi internazionali, noi vinciamo tutto, no? Quindi serissimi, cattivissimi, spacchiamo tutto, eccetera. E poi le qualificazioni di questi altri eventi sono arrivate tipo in un momento un po'... Cioè in ordine sfavorevole, per cui loro hanno vinto queste qualificazioni e poi hanno scoperto che dovevano andare, cioè non potevano cedere il posto. E quindi sì, vinciamo tutto, però alla fine, vincendo tutto, si sono qualificati alla competizione meno importante e ci siamo un po' rimasti male, in effetti. Però sta andando Perché, bene, quindi... cioè, è davvero così importante? Oh, capisco che stai rappresentando la tua nazione, però. Allora, a quanto ho capito,
Questo evento è tipo paragonabile a un evento sportivo e quindi c'è la possibilità di vincere delle medaglie, sì, no? E questo nei paesi dell'Asia orientale è vantaggioso perché ti fa saltare il servizio militare. Ah, è vero. Quindi in Vietnam hanno ancora, capisco, qua non so leva obbligatoria o soltanto soltanto in certe situazioni, okay, quindi okay. Devo andare a cercare tutta la situazione, però sì, diciamo che ai medagliati ci sono dei privilegi particolari, quindi diciamo che intuisco il fatto che possano decidere di andare lo stesso, tanto i Worlds sono fra 6 mesi e poi alla fine è quello che conta, quindi anche perché ci andranno comunque sempre i GAM, no? A meno che non arrivi un meteorite sull'Indocina, direi di sì. Ok, sono comunque più forti rispetto a tanti altri. Ma in questi 2 anni che cosa è successo in Vietnam? Ci fai anche un recap? Perché non solo... Allora, vi faccio un riassunto molto veloce. Non solo non hanno partecipato agli eventi internazionali, ma hanno avuto anche enormi difficoltà nel fare il proprio campionato. Sì, sempre con la questione online, offline, quarantene, non quarantene. Il 2020 infatti è stato critico, nel senso che loro hanno continuato, il Vietnam intero è partito con le quarantene a stecca, quindi hanno giocato quasi tutto online e non ci sono stati casi per il primo tipo anno più o meno. Quindi il campionato all'inizio sembrava andasse tranquillissimamente, no? E hanno continuato a giocare, i Flash hanno vinto tutti e 2 gli split, sia lo Spring che il Summer, e poi è uscito fuori che non avrebbero potuto partecipare ai Worlds, e da quel momento i Flash hanno deciso di fare un po', concedetemi, la mossa dei Morningstar, ovvero che hanno improvvisamente chiuso i rubinetti, e quindi dopo aver vinto tutto l'anno con un roster clamoroso, hanno poi ceduto i player e hanno costruito un roster, diciamo, più economico, e sono stati relegati la settimana scorsa, dopo un declino, cioè erano proprio attaccati al tubo in rianimazione, dopo un lungo declino sono stati relegati. E poi il 2021 è stato un po' più problematico, perché lo Spring si è ancora giocato, ed è quando sono arrivati questi Buffalo che state vedendo adesso, si sono formati all'inizio del 2021, però poi i casi, il Covid ha fatto tipo bordello nella seconda metà, e il Summer è stato tipo annullato, hanno giocato il Winter, cioè hanno spostato il Summer in blocco, l'hanno giocato d'inverno, e adesso con questo Spring diciamo, la situazione è ripresa alla normalità, hanno fatto le finali dal vivo, quindi diciamo che finalmente la traiettoria ci ha portato al palco internazionale, e quello che dicevo prima è che il meta, comunque i team VCS giocano molto molto aggressivi, e chiudendosi su se stessi, avevamo un sacco di paura che al confronto con i team internazionali ci avrebbero piegato come dei Deplian. Per fortuna, per il momento, non è ancora stato così. Quindi forse eravamo stati un po' pessimisti su questo fronte. Anche perché dai messicani non mi aspetto granché. Forse dai giapponesi può arrivare la minaccia, ecco, per... Esatto, sì, loro sono, tra parentesi, il nostro rivale. Nel senso che, sì, tra le altre wildcard sono quella che, appunto, è migliorata di più e quella che vogliamo affrontare... più spesso per ragioni geografiche, nel senso che comunque i team si allenano tra di loro, perché non tutti i team cinesi, non tutti i team coreani concedono di allenarsi ai team delle regioni minori, ma anche per un discorso di broadcast, perché noi col gruppo di amici di VCS facciamo un sacco di banter anche con l'altro cast non ufficiale della Lega giapponese, e quindi diciamo che il banter è proprio totale, cioè una rivalità che si estende in tutte le direzioni. Giustamente.
Andrea, scusami, perché c'è stata la domanda di Avataro, mi potreste presentare meglio lo speed di oggi? Non so quando è arrivata, però. Cioè, se prima l'ho vista anch'io adesso, non so per quale motivo, l'ho vista solo adesso, sono rimasto lì, potreste meglio presentare l'ospite di oggi, in effetti, come? Quando è arrivata, se già, quando tu avevi già fatto la presentazione, oppure prima, quindi, vabbè, nel caso, per chi non lo conoscesse, è un fisico teorico, giusto? Vedi? Sparata grossa, diciamo, quasi, ecco, quasi. Sperimentale. Sperimentale fisico teorico. Dai, mettiamola così. Vabbè, è un fisico. Allora, lasciamoci, ci teniamo sul campo generico. Un fisico. Ci saluta dalla Polonia in questo momento, dove si trova da ormai. Quanti anni è che sei lì ormai? Ehi, sono arrivato a fine del 2019. Infatti, sono 2 anni e mezzo ormai quasi, eh. E poi sei rimasto lì, ovviamente, stacked perché non potevi più andartene Stacca. per un anno praticamente. Esatto, tra l'altro, fun fact, questa è la prima primavera che vedo in Polonia, le altre le ho fatte in casa. Eh sì, certo, perché il lockdown l'avete avuto anche lì giustamente. Artan ha una domanda per te, ma non credo che sia esattamente il tuo campo, perché chiede Andiamo a se leggerla. La hai diretta visto del ieri buco il nero. buco dentro della Via Lattea. Ma no, non credo che sia il tuo campo. Mi interessa moderatamente, nel senso che, Belle queste cose dei fisici cioè, che in comunque tutta sono onestà, all'interno della posso fisica. essere completamente onesto. Sì, non te ne Completamente. frega niente, non te ne frega proprio Stavo niente. guardando il Major di Dota, non ho tempo di guardare i buchi neri. Scusate. Hanno fatto Giusto. pure l'audio del buco nero. È molto bello. Sembra una cosa psichedelica lovecraftiana. Ma l'audio qualche anno fa. Sì, L'ho l'audio qualche anno è visto e non arrivato era qualche settimana l'audio, non fa. era l'audio No, di un buco nero, ma era l'audio dell'interazione fra due buchi neri. io ho visto l'audio di un buco nero qualche settimana fa. Non credo. Boh, su Reddit l'ho visto, quindi non so dirti manco se è vero o no. Appunto, non credo. Comunque. Poteva essere anche qualche altro buco, chi lo sa. Ah, no, vabbè, questo figurati. Figurati. Dicevo, volevo salutare J-Jack che dice anche che Clock ha trasformato J.J. questo luogo in studio Dota. Non ancora, non ancora, ma perché Dota purtroppo io non lo seguo e adesso mi prenderò un po' Ma non lo di... segue nessuno in Italia. A posto, meno male. Negli Ma altri paesi sì, Clockwork. a parte questo, poi è stato, finiamo la presentazione, è stato mio collega su diverse testate per tanto tempo e poi soprattutto è uno dei fondatori di Piazza eSport, la community, penso la più importante community italiana di League of Legends, Homemade, per usare la definizione Homemade. corretta, che poi Homemade all'inizio ormai è molto strutturata, interessante, si è aperta anche a tanti altri esports. Quindi, a proposito di questo, se siete interessati su Discord, magari ora Vischio o qualcuno della regia cerca il link di Piazza eSports e lo posta. Perché è anche organizzato abbastanza bene. Sì, si trash talka molto su tante cose, ma sì, ogni Ma tanto spuntiamo anche. Si trash talka molto. Sì, no, perché cioè, è una piazza. diciamo, è il luogo del dramma. Peculiarità. Proprio di quel disco, è quella Non è che la prima descrizione che devi far leggere l'hanno comunque. chiamata piazza così, è proprio Esatto. a ciazza, cioè diremmo in siciliano, però poi. Esattamente, io mi ero proprio immaginato i vecchietti al cantiere che si lamentano tutto il tempo, e in effetti ci avevo preso. No, ci sono poi anche tante cose interessanti in realtà, sicuramente, quindi. Ed è soprattutto molto utile, ha aiutato anche a sviluppare questo Piazza eSports, comunque un po' la scena amatoriale, iniziare a confrontare, un luogo di confronto per chi non è ancora magari nel mainstream degli eSports di League of Legends, ecco. Quindi sicuramente aiuta da questo punto C'è di vista. il link in chat comunque, quindi lo potete trovare tranquillamente. Artanna dice che è sicuro che a Crocchio piacerà il nostro roster per questo summer. A questo punto io ti invito a dirci qual è, così possiamo dire se piace anche a noi. Clockwork, dici il roster dei GG Esports a questo punto? Oppure ce lo dice Artan direttamente? Vediamo, vediamo. Io non so niente, ho proprio messo il Ah, pensavo stesse paraocchi e non ho andando guardato rumor di nessun tipo finora. Allora, o ce lo dice Deogemo, che lo sa per sicuramente. forza, guarda che ride, lo sa per forza. Guarda, Lui l'ha sposta. fatto il roster. GG Esports ancora non so niente.
E lui non può parlare. Però presto. Allora, sappiamo che non c'hanno più lo stesso coach. Sappiamo che non hanno più lo stesso support. E non hanno più lo stesso DKR. E non hanno più lo stesso DKR. Anche se quello è una strana cosa, insomma. La cosa, perché? La storia... perché c'erano delle cose incrociate per quanto riguarda il tuo rumor che diceva che Tab andava ai Cyberground, qualcun altro che diceva... Io posso lanciare un consiglio? Adesso non so se è fattibile adesso, penso di no. Però tipo, mi piacerebbe, anziché cacciare il rumor su Twitter come, diciamo, fanno tutti, piacerebbe tipo un talk show dove si fa indovina chi, no? Ma questo player ha i baffi, questo player è biondo, e poi si chiudono le possibilità. Ma quante persone sanno le facce dei giocatori italiani o che stanno in Italia? Però si impara. Ma questo non è un problema, perché non ci saranno giocatori italiani. Ma anche tu hai ragione. Vediamo se superiamo gli altri. Vero. Giochiamo a... Giochiamo su Twitter. Click e Raresh dovrebbero rimanere. Esatto. Allora, ci sono un paio di facili che sono quelli che punti per primi. Però sì, indovina chi. Allora, Gabbo pure. Vedremo. Click e Raresh. Vedremo? Tu sai che è andato altrove? Ma chi? E fai... È un ragazzo con i capelli ossigenati. Non togli nessuno. Tutti uguali. Che figa senza Serie A, però scusa. Senti, Andrea, io ho una domanda un po'... No, quale? Scusate, Clockwork, è vero. Sì, hai ragione. Clockwork, avrei una domanda un po' spicy. Come ci si sente a vedere che alla Cina è stato permesso di giocare da remoto da casa loro e invece al Vietnam gli è stato negato tutto per 2 anni? Razzismo? Allora, ovviamente non è una cosa che mi fa piacere. Allora, non credo che... Disclaimer. Non credo che... far giocare la Cina da remoto sia un errore, ok? Secondo me è giusto avere un torneo senza la Cina. È un problema. Boh, date la coppa ai T1 e andiamo next, ok? Sarebbe un torneo cessissimo, quindi è giusto far giocare la Cina da remoto, secondo me. Detto questo, se l'hanno fatto per la Cina, potevano tranquillamente farlo anche per il Vietnam, perché non è una locazione, non è una posizione geografica così inaccessibile da fare giocare da remoto. Magari il ping non sarebbe stato 35, sarebbe stato 50, però comunque una roba fattibile. Chiaramente al tempo io capisco, non sono d'accordo, però capisco che Riot abbia detto non ci sbattiamo così tanto per una regione minore. Certo, se si tratta della Cina invece cerchiamo di venirle incontro. Esatto, questo è quello che mi dà fastidio. Questo secondo me è stato l'errore, non dare questa possibilità durante gli scorsi anni alle regioni minori. Quindi Riot, ti tengo d'occhio, la prossima volta devi fare meglio. Tutte le grandi potenze ogni volta che c'è da fare con la Cina, che dobbiamo fare, andiamo un incontro in qualsiasi argomento. Come tipo, cioè, se io sono in debito di 100 euro con una banca, è un problema mio. Se io sono in debito di 100 milioni di euro con una banca, il problema è della banca. Che ti ha dato 100 milioni di euro. Sì. Esatto, e adesso li rivuole. Quindi Riot fa la stessa cosa. Cioè, se il Vietnam non gioca, è un problema del Vietnam. Se la Cina non gioca, è un problema di Riot. Ah, bella questa cosa, bella questa pop. Beh, c'è da dire che comunque quest'anno può fare... se ne è sbattuto il cazzo. Esatto. Come dicevo? Della Russia se ne è sbattuta il piffero. Perché? Perché dicevo? Perché, boh, raga, il campionato abbiamo difficoltà, non sappiamo se possiamo portarlo a termine, sai, scoppiata la guerra fra Russia e Ucraina, però da noi giocano sia russi e ucraini. Riot. Vabbè, sì. Ciao, chiudiamo tutto. In effetti questo silenzio radio è stato abbastanza fastidioso. Cioè, dire che è una situazione particolarmente complicata, non è che puoi dire muoverti, fare cose per... No. Cioè, insomma... Però effettivamente le dichiarazioni sono arrivate solamente dall'LCL, cioè sì, dal campionato. Riot non ha detto nulla. Proprio... Ha preso per buono il fatto che non potesse arrivare un rappresentante da quella regione, ok, va bene così. Tanto ormai siamo abituati a fare le cose a 11 anziché 12, più quello. Meno. No, mi sembra un po' esagerato. A meno che tu non sia l'Inter, a quel punto sei abituato a farlo in 12. Intanto segnalo, così a tono, cioè
semi-ironico, però prendetela come volete, è solo per confrontare, prendete voi le decisioni che volete. Invece il Major di Dota che stanno giocando adesso ha invitato in loco i team russi che si sono qualificati, mentre invece quelli cinesi non stanno partecipando, quindi totalmente l'opposto rispetto alle decisioni di Riot. Però qual è la scelta migliore, Clock, Riot o Dota? È difficile, difficile, nel senso che entrambi hanno fatto, cioè, la cosa del giocare da remoto non potevano farla con Valve, perché questo Major è a Stoccolma e se i team cinesi sono in Cina non c'è la prossimità geografica per fare una cosa del genere. Preferisco quello che ha fatto Valve, perché nel processo di qualifica dei team russi un giocatore di un team ha disegnato una Z di propaganda e quel team è stato istantaneamente squalificato, quindi il processo di qualifica ha, diciamo, tenuto conto del fatto che i team dovessero, diciamo, rispettare una certa etica, quindi quelli che si sono qualificati, diciamo, meritano di giocare. E poi anche lì stesso ragionamento: se i Royal non fanno MSI il torneo diventa molto peggio, se i Team Spirit, che sono il campione in carica, esatto, non viene al Major, anche quello diventa un evento peggiore. Però sono anche, penso, due cose diverse, nel senso che su Dota 2 non c'è un campionato russo di due mesi e mezzo che poi ti qualifica al Major. C'è un torneo di qualificazione, tu arrivi in fondo e ti qualifichi per il Major. Io credo che per quanto riguarda Riot, League of Legends, il discorso sia stato: guarda, non abbiamo, cioè, noi non possiamo portare a termine il campionato, chissà, magari potreste fare un torneo fra le squadre russe per vedere. E Riot avrà detto: boh, cioè, se volete farlo voi, fatelo. Cioè, nel senso, Riot non si è preoccupata più di tanto. Se gli portavano in qualsiasi modo un rappresentante della regione, forse bene, altrimenti forse meglio ancora così, perché non ho dovuto prendere posizioni di nessun tipo, hanno accettato la cosa e basta, ce ne laviamo le mani. Infatti, non lo so, il modo in cui Riot stia, diciamo, lentamente perdendo interesse nel sostenere le scene minori non mi fa sperare bene per il futuro. Questa cosa la registri pure tu, Diogemo, giusto? In particolare per quanto riguarda l'Europa, nel senso che è ovvio che anche in Europa, da questo punto di vista, abbiamo visto l'European Masters, ci stiamo avviando sempre più. Cioè, tu hai deciso di fare accredited e non accredited, come prima c'erano major e minor, ok, però più lo fai, più sostieni questa cosa, dividi, più si crea il divario, più crei lo stacco, sì, esatto. Quindi infatti la settimana scorsa ne parlavamo con Evan, da questo punto di vista, se tu vuoi continuare a mantenere questo discorso, allora dovresti fare una competizione più europea, come nel calcio esiste la Champions, ma esiste anche l'Europa League. Altrimenti, che però non è la soluzione, la soluzione è equiparare tutto. Perché ci devono essere major e minor? Anche per quanto riguarda i Worlds, ad esempio, io non capisco perché ancora esistano i play-in. Ok che il formato dell'MSI fa schifo, però almeno un po', però almeno giocano tutte partendo dallo stesso punto. Perché io non capisco perché il seed numero 3 dell'LPL deve avere più diritti di partecipare alla fase finale del seed numero 1 dell'America Latina. Cioè, hai vinto posso capire il secondo seed, ma hai vinto, sei il campione della tua regione, non deve esistere major e minor. Sei il campione della tua regione, vai, hai al campionato del mondo, come nel calcio, nel basket e in praticamente tutti gli sport. Se tu hai vinto o sei arrivato secondo, terzo, insomma, hai le qualificazioni della tua regione e vai, ti qualifichi per il mondiale, mica parti da un torneo preliminare, parti dal mondiale, come tu vieni inserito nei gironi come tutti gli altri, che tu sia scarsissimo oppure no. Infatti il campione d'Italia ha giocato contro il campione di Francia, nel caso non ve ne fosse accorti dai continui reminder del client di League of Legends. Però l'Italia va bene, però ad esempio Portogallo e poi altre due regioni, Elite Series, che sono quelle del Benelux,
e un'altra ancora che in questo momento mi sta sfuggendo, portano due squadre, ma partono tutte e due dai play-in. E quindi ogni rischia quasi sempre, perché non succede quasi mai poi alla fine, sostanzialmente queste tre regioni europee non arrivano mai al group stage, non giocano mai in group stage. E non giocano mai contro le squadre più forti, che non è solamente una questione di giocare contro le migliori, ma anche una questione di giocare contro squadre che hanno molta più visibilità di te e che la portano pure a te. Mm-mm. Quando il Costa Rica si è qualificato ai mondiali e ha giocato nel girone con l'Italia, non mi ricordo quando è stato, 12 o 16 anni fa, non ricordo esattamente che mondiale era, cioè non è che no, era il, quello della regione scarsa del Centro America e quindi parte prima, parte come tutti gli altri dalla fase a gironi e in esempio ha giocato contro l'Italia. Vuoi mettere quanta visibilità abbiamo dato noi alla Macedonia facendoci eliminare dal mondiale? Ma no, cioè, ma guarda queste cose, ma... E ancora devono ringraziare. E ancora devono ringraziare. Solamente perché non sono passati col Portogallo dopo. Macedonia, esatto. Nord. Allora, in linea di principio l'idea mi piace, però in una situazione come quella attuale, dove, come ci siamo accorti tutti, c'è un divario clamoroso, finisce come sta vedendo, sta succedendo in questo MSI, che ci sono tutti stomp da 22 minuti, perché cioè il team cinese, i Royal Never Give Up, che hanno battuto V5 e Top Esports per riuscire a qualificarsi e giocare contro Turchia e Brasile. Non dovrebbe andare così. No. Quindi lo capisco. Però per la cosa di Brasile, tutti gli... ad esempio, cioè, e adesso qua ovviamente voi potete tirarmi pomodoro in faccia, perché io continuo a parlare di Dota, però è inevitabile. Le regioni sono un pochino tutte più equilibrate, nel senso che ovviamente ci sono quelle un po' più forti, quelle un po' più deboli, però tutte possono dire la loro. Lì i gruppi sono, come dice Deugemo, partono tutti dagli stessi gruppi, si gioca tutti contro tutti, double round robin, quello che è, e poi upper bracket, lower bracket. Però tipo adesso sto guardando Beast Coast, che sono una squadra sudamericana, hanno vinto un game contro una delle migliori squadre asiatiche. Ma nel senso, non c'è un divario clamoroso, no? Cioè, nel senso, non sono un esperto di Dota 2 assolutamente, quindi te lo chiedo proprio a te: secondo te Dota 2 è un gioco che magari si presta un po' di più non so se ad abbassare o a non ampliare troppo il divario fra due squadre rispetto a LOL? Allora, qua potrei scriverti un libro, ma cerco di tenermi breve con due punti. Il primo è che storicamente hanno avuto più eventi internazionali durante l'anno, e quindi questo inevitabilmente, a forza di far giocare anche regioni minori a livello internazionale, prima o poi migliorano. E questo ha aiutato un sacco la regione sudamericana e sud-est asiatica. Sì. Ok. Sono serviti un paio d'anni, perché all'inizio le squadre sudamericane finivano sempre tipo bottom 4. Quindi all'inizio non erano buone, però stanno finalmente migliorando. E l'altro punto è che ci sono più approcci al gioco. Su League of Legends ci sono tre modi di giocare: vinci le team fight in late game, vinci le team fight in mid game o vinci le team fight in early game. Se non vinci le team fight, non puoi vincere. Esatto, sì. Invece su Dota ci sono un sacco di varianti in più, un sacco di strategie in più, e ogni squadra, ogni regione può sviluppare la loro indipendentemente. E poi una squadra che magari non è sullo stesso livello dei migliori del mondo ha però la strategia giusta che funziona specificamente contro quell'avversaria, e allora può funzionare, e allora gli upset diventano concreti. È così che hanno vinto i Team Spirit lo scorso ottobre. Tra l'altro su Dota, se non ricordo male, anche il singolo conta, nel senso, se il singolo è davvero il più forte della squadra, anche se il team non è il massimo, può carriare davvero molto più che su LOL il proprio team. Perché questa cosa? Cioè, cosa c'è di più? Cosa succede? Non gioco a Dota. Questo, allora, non sono un esperto perché non gioco in prima persona, non so dire quanto si applica al competitivo.
però funziona in modo un po' diverso, nel senso che ci sono i ruoli che sono divisi in base alle risorse che uno prende, quindi non c'è il mid o il carry, no? C'è il position one, che è quello che prende più gold di tutti, position two, che è il secondo che prende più gold di tutti, e poi via a scendere fino al support. E quindi c'è uno o due giocatori che prendono tutto, quindi se loro sono forti, rimarrà per sempre nell'etere questa risposta. Se loro sono forti... Sì, l'ho detto, no? Chiudono, cioè nel senso, se un position one, se un carry è molto forte individualmente e il team gli dà quello che gli serve per vincere, lui vince. Ok. Cioè, il discorso è che ci sono, come dici tu prima, più strumenti per vincere anche a livello di team. Cioè, non necessariamente devi avere 5 giocatori che tutti e 5... devono essere fidati, tutti e 5 devono essere necessariamente, cioè, se tutti fanno anche il minimo che devono fare, danno le risorse a quell'uno, a quei due giocatori che se le devono prendere, si riesce a fare tutto quello che serve a portarsi a casa il risultato e la partita. Corretto, ci siamo. E poi sicuramente anche su LOL, più eventi internazionali, certo, su LOL però è difficile. Perché, sì, poi c'è, sull'altra la mappa cambia, quando fanno le patch cambia la mappa, quindi cambiano i gank che si possono fare, cambiano i campi, quindi cambiano i campioni che possono o non possono junglare, ci sono un sacco di variabili in più e anche lì ripeto che non sono un esperto, cioè Dota lo guardo come fan veramente, quindi non so entrare nel dettaglio di queste cose, però appunto c'è un ventaglio di scelte, di possibilità che non è pensabile, non è comparabile con League of Legends. Sì, infatti... Ed è per questo che a tanti non piace, è difficile da capire cosa sta succedendo. Esatto, è più complesso sicuramente. Infatti io guardo solo il The International e già faccio fatica, perché... più che altro per quella curiosità di capire che si va a prendere 10 milioni di dollari di primo tempo. Sono i soldi, è la struttura che è diversa comunque, perché di là abbiamo tanti tornei durante l'anno, open qualifier per te tutti, poi quell'open qualifier ti porta a un altro qualifier per il major o per l'evento principale. Su LoL è più organizzato da questo punto di vista, cioè non è che è più organizzato, è organizzato e strutturato in maniera differente. Non sappiamo se avrà ragione, lo vedremo fra 10 anni. Esatto, la cosa che mi fa più male in assoluto è che comunque adesso Riot in tutte le regioni maggiori ormai si è dedicata al franchising, quindi tornare alla struttura aperta con i tornei è praticamente improponibile. Possibile, anzi non so nemmeno anche nelle mani origine per quanto tempo rimarrà open. Guarda, c'è Avataro che dice LOL è più semplice ma adrenalinico, Dota si basa più sui componenti strategici. Guarda che io non darei così per scontato che LoL è più semplice, almeno leggendo delle chat di alcuni canali. È più semplice da vedere sicuramente. È più semplice da vedere. Sì. Ma proprio come tipo di animazioni sicuramente sono più leggibili. Te lo dico da una persona che però guarda solo LoL. Ci sono meno cose proprio visive sulla mappa stessa, ci sono meno cose, quindi tu capisci, anche se non ci hai mai giocato, ma ci metti un attimo di attenzione, capisci cosa sta succedendo. Su Dota è molto più vai Clock. E sul più adrenalinico nello specifico non mi sfido chi ha scritto questo commento a trovarmi un momento negli ultimi 5 anni di League of Legends che sia paragonabile alla finale del The International del 2018. Dove Seb fa quella play incredibile e il caster grida per un minuto filato. E lì se non ti pisci addosso dall'adrenalina vuol dire che non hai guardato nessun altro gioco oltre League of Legends. Sì, diciamo che effettivamente i momenti adrenalici comunque su LoL prima ce n'erano molti di più, ultimamente sono andati un po' è difficile anche solamente entusiasmarsi per una, cioè vedere una giocata è difficile, ed è la giocata. Questo il motivo per cui proprio adesso stanno cercando di prolungare team fight levando il famoso one shot. Proprio per quello. Perché adesso questo mi piace molto. Sì. L'ultima cosa che mi ha fatto esplodere è la penta di Viper LPL del Summer 2021.
quando fece quella con la Felius, quella pentakill pazzesca, che erano 2 contro 5 rimasti, e vabbè che è Felius 200 IQ, ok, però se proprio devo cioè una che mi ricordo vivida, quella, però non è che ci sia, cioè io mi ricordo all'epoca, a parte la giocata di Faker contro Ryu, ma la freccia di Ashi che va a interrompere le call, il backdoor ovviamente di X-Pake, cioè ci sono state Faker Shockwave, we will find them all, sì. Quello è il momento più bello di League of Legends, quello. Altri invece no. Quella freccia di Ashe è del 2016 comunque, cioè sono passati 6 anni. Esatto, è vecchia. Poi l'avrò vista con un altro occhio, ma io comunque ho ancora negli occhi la giocata di Gabbo in botlane 1 contro 3 con Gnar. E ce l'hanno anche quelli delle Leomaster che si sono fatti il loro bella highlight. Vista sicuramente con un occhio diverso, però. Sì, ovviamente... Questo ha significato per noi italiani, perché seguiamo il campionato, seguiamo Gabbo, che è uno dei giocatori più seguiti della scena locale, e quindi ci sta. Ovviamente se un francese guarda sta play dice ok, carina, bravo Gabbo. Io stavo per strapparmi i vestiti in quel momento. Esatto. Dopo l'ha fatto comunque. BJ Snow, benvenuto innanzitutto, ti ricordi la penta di Danny sicuramente, e un occhio che non conosce LOL non ci capisce molto la prima volta che lo vede. Un po' culo lì Danny però, Perché è un po' culo? Perché ha avuto culo? Perché il jungler avversario quando ha smitato... Si chiama culo, si chiamano palle. Quando il jungler avversario stava smitando e ha smitato per prenderlo a 900 HP... È scattato il minutaggio, il Baron da 900 è arrivato a 1000, ha sbagliato lo smite e Danny l'ha preso con l'attacco base. Questo è culo. Esatto, quella è stata una play memorabile, per i motivi sbagliati, ma è stata una play memorabile. È memorabilissima, è molto bella, però culo, perché scatta il minutaggio, il 900 non basta più, arriva a 1000 HP, Danny prende il Baron, get excited su Jinx, se ne ammazza tutti. Bravissimo Danny, ma che culo. Fate caso, nei primi video delle canzoni dei mondiali mettevano i riferimenti alle plays. Sì. Cosa che poi non hanno più fatto, evidentemente, perché sì, ok, sono finite. Non ne fanno molte più di nuove, e quindi che dobbiamo prendere? In effetti, poi ricicli sempre le stesse, il vuoto finisce uguale. Prendiamo le plays di Dota. Le mettiamo nelle lights di LoL. Quello sarebbe molto saggio. Sicuro, non lo so. Tanto sono abituati a prendere cose da Dota, quindi non è che dici possiamo farlo. Fai un po' più colorato. Che dub incredibile, che vischio. Vischio, mi dai il tuo numero? Certo, quando vuoi. Bravo. No, io volevo prendere un occhio che non conosce LOL e non ci capisce molto la prima volta che lo vede. Su questo non sono completamente d'accordo. E ti porto il mio esempio personale, che non avevo mai giocato a League of Legends e l'ho cominciato a guardare senza averci mai giocato, quindi e secondo me è molto più appetibile a livello di immagine, è molto più colorato, molto più cartone animato, cioè giusto per fartela proprio esempio stupido, essendo quelli più... blu contro quelli rossi. Devo fare ammazzate. I disegni dei personaggi sono molto più chiari e definiti, o quantomeno sono più appetibili a un occhio umano. Quindi come tale è più bello da vedere a uno solo proprio visivamente parlando. Sarà oggettività, sarà quello che vuoi, ma in ogni caso per me è stato quello che ha colpito. Dota non ci capivo un cazzo la prima volta che l'ho visto, perdonatemi. E avevo un amico che giocava... E avevo un amico che giocava a Dota, che tra l'altro l'unica cosa che mi aveva raccontato era il fatto che ogni volta che giocava riceveva insulti in continuazione in russo, come unica esperienza si portava quello. Vedi, prova League of Legends così li capisci, sono in inglese. Questo è incredibile, perché io giocando in Polonia ogni tanto, le due volte all'anno che gioco, vedo dei commenti in russo, ma non mi sembrano insulti. Vedi. No, lui li prendeva, li buttava su Wikipedia, su Google Translate. Perché tu sei però sul server est, quindi est Europa, cos'è? Sì. Ok. Pensavo la Polonia riuscisse a rientrare in quello... Cioè, in realtà posso scegliere, e il ping cambia di 35. Tipo 5, non fa differenza. Su Dota puoi scegliere il tuo server, volendo io posso anche giocare sul server
sudafricano. Sì. C'ho 200 ping, però posso scegliere ogni partita dove giocare. Ah, anche su League of Legends, però. Sì, anche solo devi pagare. Però no, su League of Legends tu devi avere un account su ogni server. Ah, invece okay. All'inizio della partita ti chiede il server. Ok. Sì, è diverso. E no, la mia domanda invece è... proprio ritornando a MSI, ritornando a MVCS, poi ti giuro che ti lascio libero, perché in realtà non te l'ho mai detto, ma di solito concediamo mezz'ora agli ospiti se non si vogliono fermare di più. Questo è come al solito, io mi dimentico le cose, tipo i link di invito al canale. Ma perché il Vietnam? Cioè, per quale motivo hai cominciato a seguire la Lega Vietnamita, la VCS? Ok, allora... è iniziato più o meno nel 2017, in cui avevo c'erano il GAM ad MSI, no? Io ero un grande fan dei WWE, ok, team cinese, seguivo quelli, non avevo occhi per nessun altro il 2017, quando i WWE erano un gran team, e i GAM comunque, diciamo, avevano tenuto botta e a momenti battevano anche i TSM, quindi in quel momento ho iniziato a intuire che forse qualche cosa stava succedendo in Vietnam. Poi però non ci ho più fatto molto caso, perché 2018 erano dei grandi anni in Europa, quindi ho seguito quello. Però nel 2019, tipo verso, cos'era? No, 2020, durante l'estate, no? Stavo seguendo il campionato vietnamita e volevo scrivere un articolo per i Worlds, in cui volevo proprio fare una... un'analisi dettagliata e spiegare come sicuramente il team vietnamita avrebbe battuto il team nordamericano. Ok? Io volevo arrivare a Worlds con questo articolone lunghissimo dove spiegavo tutti i dettagli di come i Cloud9 avrebbero fatto fatica contro Team Flash, eccetera. Quindi mi sono messo, ho contattato tutti questi caster, tutti che loro già stavano, diciamo, castando amatorialmente questa lega, e ho iniziato a informarmi a stecca, no? Poi a un certo punto, durante le finali, mi hanno detto: qua ci serve un ospite, non abbiamo trovato nessun altro, però sappiamo che ti sei informato in questo periodo, ti va di venire. E allora sono andato, no? Tanto broadcast amatoriale, che, cioè, nel senso, non avevo niente da perdere, e quindi sono andato. E poi man mano ho iniziato ad essere ospite più volte, diciamo, questo è anche un bel gruppo, è come fosse veramente un gruppo di amici che si castano i vietnamiti, e quindi poi, diciamo, sono rimasto per la corsa, come direbbero in inglese. Beh, è una bella corsa, direi, fino a... E poi io c'ho questa sete assoluta per i campionati dove si spaccano di bot, dove ci sono un milione di kill al minuto 15, e ovviamente il campionato cinese più o meno è così, un po' meno nell'ultimo periodo, invece voi vietnamiti, essendosi isolati, sei diventata triste dopo il rework del teleport, allora Clock, tristissimo, in depressione sei andato. Soprattutto che a te piacciono l'aria. Onestamente io lo toglierei anche il teleport, onestamente. No, dai. Sì. La mappa è piccola e tutti i personaggi hanno un milione di movement speed, quindi sì, non è così fondamentale. Però è opinione controversa. Nerfate i one shot, togliete i teleport, finalmente posso tornare a giocare. Sì, togliamo tutto. Sì, togliamo. Togliamo le tue. Mettiamo di nuovo un bel Nexus. Mettiamo solo una gabbia, no? 10 giocatori in una gabbia e il resto lo fanno natura. E se non sbaglio, questa cosa la fanno in NA. Sì, fantastico. Anche iniziare a seguire, allora. Quasi quasi. Infatti diceva il promotore più emozionante di Bigit, no, lo stato 06 dei TSM Awards, questi, quale dei tanti? Ah no, aspetta, like. Non è vero, poi non l'hanno fatto. Vabbè, comunque. Altro? Chiedo a un Dogemo spento. No, io sono qui a ascoltare. Oh, ragazzi, è triste.
perché dite sempre che sono diciamo, perché sì, sei, perché sei triste per... oggi, Dojima? Perché sei triste? Mi ascolta, mamma perché mia. Sei triste oggi, Dojima? Perché sei triste? Mamma mia. Concentrato. No, non sono triste, a parte che sono, continuo a stare ancora, non sono ancora al 100% perché ho ancora il naso chiuso, ogni tanto tossisco e questo io... Hai preso l'antibiotico, Dojima? Sì, sì, sono al quinto giorno di antibiotico. Pure... Dojima, hai fatto il Covid? A che, no, che, no, che gusto no. È l'antibiotico, Dojima? A nulla, è una pillola, no, quindi... Ah, ah, okay. Non ha io ricordo quando ero bambino prendevo tipo antibiotico, se non sbaglio era la ciliegia, mi faceva cagare. Non sono molto bravi a... cioè sono bravi a fare gli antibiotici ma non a indovinarne il gusto per i bambini. No, no. È un casino, lo so, lo so. Vischio, tu mi hai preso un antibiotico? Ma che minchia stare dicendo? Scusate. Ma che... sì, ho preso l'antibiotico, sì, sono anche vaccinato se vuoi saperlo. No, comunque, io stavo per fare la battuta cattiva di quelle che fai tu, che tipo, Diogemo sta così spento da quando abbiamo cominciato a parlare del fatto di Twisted Fate e Graves, che sono coppia canonica, niente. Ma non è vero. Lo so, ma sono le battute di Revil, quelle che cerca di farmi passare per un omofobo fascista, non lo so. Sono proprio io. Va bene. E buonasera Not Near, che immagino sia la traduzione. Ciao. Ciao, Cockwork comunista vietnamita. Va bene, ok. Sì, lo, sì, può essere anche per quello. E ho anche dei difetti. Ho anche dei difetti. Si chiama anche Andrea, ragazzi. Insomma, è un difetto sì. Di base. Lo sappiamo che non è... Non ti piace il nome Andrea, Vischio? No. Come puoi... come puoi leggere qui sotto, non lo sopporto. Vabbè, proprio. Vuol dire, puoi cambiare il cognome, ma puoi cambiare anche il nome. Tra l'altro, siete entrambi AB, Andrea Buzzao e Andrea Barresa. Incredibile. Pazzesco. E abbiamo anche, Filippo Burresi, invece. Cioè, pensate quanto. Mio fratello è Filippo Barresi, quindi. Cioè, pensavo trollasse Trurian quando mi ha detto il suo cognome. Sì, Filippo Barresi. Queste sono croniche di infanzia bruciata alle medie, quando facevano l'appello con il cognome, stavamo sempre ai primi posti e bisognava arrivare prima in aula perché eri chiamato tra i primi. Sì. Stavamo parlando di... Vischio, tu eri un secchione a scuola, Vischio. Voglia, tantissimo proprio. Secchione, stavo lì tutti i 10, prendevo... Quando entravo in aula. E comunque... Cosa ci manca? Abbiamo 20 minuti. Cosa ci manca? Credo che... A me manca la polenta, onestamente, però non so se è in topic. No, che quando dormi? Andiamo. Parliamo di cibo? Io sto cercando adesso... no, penso che tornerò... per forza, però per sapere un attimo... Quest'anno cercherò di tornare un pochino prima, tipo verso gli inizi di luglio, perché... c'è mio fratello che si laurea, devo fare delle visite, quindi magari riesco a incontrare anche qualche persona in più rispetto agli anni scorsi. Vediamo se... Ma tu stai studiando lì? Diciamo che sto studiando per non dire che sto lavorando. Ah, ok. La ricerca, sostanzialmente. Esatto. Di chi studia ma lavora, in realtà. Esatto. Quella roba lì. Ho fatto il dottorato per dire... cioè, piuttosto che non lavorare, ho fatto il dottorato, ecco. Ecco. Vabbè, però, non è vero, è bravo, un bravo guaglione. No, perché comunque poi le finali del PG Nationals sono verosimilmente i primi di agosto, quindi... 7. Speriamo, io non vedo l'ora di andare a un evento dal vivo. Ci sarà, secondo te, Croc, l'evento dal vivo? Ci sto incrociando anche le dita dei piedi, spero di sì, ma credo di no. Scusa, che... puoi ripetere? Non ho capito. No, niente. No, io non l'ho sentita, che cosa hai detto? Sei un deficiente, Vischio. Vai, scusami. Vai. Dicevi, spero di sì, Andrea, voglio non so. No, ma per cioè io che si spera che sarà dal vivo finalmente. Questo motivo. Gente come Deugemo, come Giovannetti, come Evan, no? Con cui c'è, cioè, nel senso, collaboro, discuto da letteralmente anni, non vi ho ancora stato la mano. Esatto. Lo peccato. Sai che posso dire lo stesso di qualcuno che all'ultimo momento ha deciso tra l'altro ha abitato pure me Deugemo quel giorno, è vero. ricordiamolo che Deugemo doveva venire a Roma, dovevamo fare questa bellissima e splendida puntata tutti e tre live. Revi dove stava qua, dove Deugemo? Un negazio.
sono cose che capitano. Ma io no, visto che mi hai detto sei un deficiente, voglio capire che cosa ha detto prima. Niente, che cosa tu hai detto prima, non del Geo. Io? Sì. Sulla finale che non sa. Ah, sulla cosa che non dovevo dire la data? No. Non potevo dire la data? Non lo so. Tu dici che potevi dire la data? Che secondo me... Secondo me non la potevi dire. Saranno voci di corridoio. Sì. Guy, non... Vabbè, comunque c'è nel senso, sono sempre fine luglio, inizio agosto. Ma non sì. Si scappa. Sì. Se fai un rapido calcolo, in realtà, se proprio se fai un rapido calcolo dall'inizio e ti cominci a contare le 14 giornate, poi dai quella sezione, arrivi che insomma tutto quadra. Va bene, bravo Vischio. Quanto sei bravo a calcolare le date? Tantissimo. Non lo sapevo. Meglio di Excel. Sono rumors. Sì. Avete visto? Qualcuno dice forse. Di tutti i roster dei team, forse. Hai presente quei video di Tom Holland che spoilera cose sul Marvel Cinematic Universe? Sì, l'ho visto. Ecco, lui c'è stata quella bellissima scena in cui gli viene mandato questo foglio dove c'è scritto c'è scritto la copertina di Endgame. La cosa di Endgame. Quindi lui tira fuori e fa: oh, ragazzi, guardate. Poi legge questo, fa: ti ho voluto mandare questo. E dietro c'è scritto: riservato non mostrare. Lo gira e fa: oh, shit. Perfetto. Più o meno stessa cosa. Io la parte del riservato la leggo alla fine. E, quindi capita. Ma non male. Dicevo, abbiamo 15 minuti. Ti posso salutare se non avete altre domande per lui, perché alla fine sei... per me possiamo liberarlo, andare a guardarsi il Major di Dota, così mi liberate, va bene, così almeno se volete. Allora, io sono sempre disponibile su Twitter, eccetera, vi prego, annoiate, venite a rompermi le scatole e guardiamoci qualche partita di Dota insieme in piazza, a casa vostra, non mi interessa, dove volete, al parco, in un bordello, dove volete. Andiamo a guardarci Dota insieme, vi prego, che no, lo guardo sempre solo ed è molto meno divertente. Però se ce lo spieghi tanto, esatto, per spiegarvi quello che, come quello facciamo che so. Con i nostri genitori, vedi quello fa, esatto, così. Assolutamente, tanto. E qua sono in uscita, quindi lo posso dire. Sto messa e fa cagare. Nel senso, non è che l'alternativa è così rosea. Chi lo vince il Major di Dota? Da qui al 22, se non sbaglio. Quindi, cioè, finisce anche prima delle partite serie di MSI. Letteralmente non c'è niente da perdere. Chi lo vince? E non lo so. Ah, ci sono gli Spirit, però ci sono anche... i Gaming Gladiators europei, ci sono anche i Fnatic e i TSM, e sono tutti team forti e non è scontato chi vincerà. Non c'è mai un chiaro favorito. Sarebbero i PSG e il GD. Sarebbero i PSG e il GD, però non possono partecipare perché sono in Cina, quindi... Facciamola così, come sono i Fnatic di Dota? Sono un team sud-est asiatico, hanno vinto il loro torneo di qualificazione e diciamo che sono tipo un super team. Fatemi pensare a un paragone, sono un po' come i Fnatic europei, sono quasi un super team per la regione in cui sono e possono battere anche tipo i Vitality. No, ma i Vitality, cioè nel senso, i Fnatic vincono anche dei game. Ok. Cosa scusa, che i Vitality hanno avuto un po' di difficoltà con questa cosa, quindi diciamo un po' meglio. Va bene, allora sì, quando giocheranno i Fnatic io giuro che vengo a vedere una partita, me la racconti tutto. E ti do una fantastica notizia, la prossima partita giocano loro contro i Liquid alle 5:20. 5:20, di solito durano quanto le partite di League of Legends queste? Più o meno 40 minuti ciascuna partita, cioè i game non sono neanche così tanto lunghi, con rare eccezioni. Ok, ci proverò, non garantisco solamente perché alle 6 siamo di nuovo in live, solo per quello. Però... l'ultima cosa tra... First win, rischio. Eh? Devi fare la first win. Devo fare la first win, la faccio stasera probabilmente, ma... c'è Stefano che ti dice: vengo a seguire Dota solo se ci metti TRD nelle prossime classifiche del team DPG. Dici roster, così ti ci mettiamo tutti in TRD. Scusa, questa è una cosa. Questo è un compromesso a cui posso sottostare. Perfetto.
Va bene. Grazie mille per essere stato con noi. Grazie mille. Grazie a voi. Ciao, ciao. Ti presto. Ciao, 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 Clock. Ciao.